Agrigento alla Circolo Empedocleo, il Real Circolo Francesco di Borbone e l'associazione culturale CRAB Agrigento hanno presentato il libro di Rosario d'Ottavio, Girgenti e i Borbone. Fu vero amore? Hanno relazionato l'architetto Calogero Vaccarino, la professoressa Gilda Pennica e il presidente del CEPASA Paolo Cilona. Ha moderato Valentina Dell'Aira, letture di Giusy Carreca, intermezzi musicali di Michele e Iole. Rosario d'Ottavio è uno scrittore del presente che racconta il passato, e il passato della città di Agrigento è un passato molto importante sul piano storiografico e soprattutto per i personaggi al quale periodo si riferisce l'amico Rosario. Quindi vogliamo dire che è una delle opere più attuali presenti nel nostro orizzonte letterario, per cui ritengo che dopo la sua fatica, che ha raccontato meravigliosamente la storia del Teatro Pirandello, con questo libro praticamente merita tutta la nostra attenzione e il nostro rispetto a questo studioso, a questo ricercatore che dà tanto alla nostra città. Ho accolto l'invito di Rosario d'Ottavio, dell'architetto, proprio per dare forma a quello che è stato il suo impegno nel recupero di quelle che sono le tradizioni borboniche agrigentine che, ahimè, sono molto poco conosciute nel nostro territorio. Come responsabile della sezione del Real Circolo Francesco II di Borbone ho colto proprio questa occasione per poter dare alito proprio a quella che è la nostra storia borbonica, che è abbastanza occultata nella storiografia moderna, ma che invece attraverso queste iniziative trova la giusta risorsa per poter tornare fruibile a tutti, come giusto che sia. Sì, questa sera noi facciamo questa pubblicazione del libro Girgenti e i Borbone. È un libro storico, noi rinnoviamo un periodo storico di cui si parla poco, ma praticamente volutamente forse non se ne parla quasi mai, però c'era questa voglia di recuperare un pezzo di storia anche di Agrigento, che è giusto che se ne parli. E il libro è molto ricco, arricchito da 5 capitoli con 190 fotografie, e io mi auguro che tutta la gente che viene stasera possa condividere con me la gioia di averlo scritto. E sono anche tranquillo che, non avendo in questo libro posto problemi di segreti oppure di lacune particolari che vanno a colmare il libro, cioè di nascondere verità che molto spesso magari di cui non se ne parla, però è giusto che nel rinnovare il passato ognuno pensi che sia e giove a tutti, perché è bello ricordare la memoria e farla poi passare anche ai posteri. Io ringrazio voi e mi auguro che ci sia anche, visto il pubblico che sta arrivando, una grande serata per Agrigento.